Ciao a tutti. Allora, visto che stamattina avevo fatto. Sono in terrazza. Visto che stamattina avevo fatto un video nel quale vi facevo vedere le cose che avevo comprato stamattina a giro per il centro, visto che ci sono i saldi, e finalmente. Niente, avevo fatto vedere un po' quello che avevo comprato, solo che. Sta arrivando, eh? No, gatto, via. Diciamo, la mia connessione non ha voluto collaborare, di conseguenza il video ha fatto puff ed è sparito nei meandri di YouTube. Sì, ogni tanto vedete qua un orecchio che viene fuori, ma è Spike. Comunque, visto che devo fare questa cosa che vi farò vedere, ho deciso di fare un video, così se volete la fate anche voi a casa. Allora, ieri è stato il compleanno di mia madre. Se vedete il computer che traballa, è il gatto che si sta rotolando sul tavolo. Ieri era il compleanno di mia madre e non gli ho fatto nessun regalo, dettagli, perché vabbè, non ho avuto tempo di comprarlo, vabbè, non vi interessa. E oggi le ho comprato una cosa che vi farò vedere, spero, nel prossimo video che caricherò. E in più stasera volevo fargli come regalo dei trattamenti di bellezza, tipo maschera, sali da bagno, queste cosine un po' fighe. Volevo fargliele e metterle in questi contenitorini mongoli che ho comprato e che gli altri li ho persi come al solito. Questo ce l'ho qui, non ce l'ho qui. Oh sì, ciao! Cosa del dado, però vabbè. Allora, adesso faremo insieme una maschera che io ho fatto l'altro giorno. Mi sono ispirata alla maschera Carlita Piperita, appunto di Carlita Dolce, che fra parentesi ringrazio per tutte le cose che mi ha insegnato, anche se soltanto attraverso YouTube. E mi sono ispirata a quella e ci ho fatto qualche modifica per me, perché io la volevo un pochino schiarente per il viso. Per mia madre la farò, se non uguale, molto simile. Allora, non vi dico tutti gli ingredienti che serviranno perché li vedrete nel corso del video e alla fine vi metterò nel box informazioni tutte le dosi, cioè io la bilancina non mi si è rotta, quindi di conseguenza i grammi, milligrammi e queste cose non le sto a misurare perché non posso. La bilancia sclera, ogni 5 minuti tipo è a 0 e poi dopo 5 secondi va a 2000. Vabbè, dettagli. Va bene, allora iniziamo. Io sposto il coso come al mio solito. Salve, mi chiamo Ciotolo Blu. Allora, l'ingrediente principale è ovviamente l'argilla bianca. Questa è l'argilla di Aroma Zone, penso l'avete già vista nell'altro video, se si è caricato. Spero di sì. Allora, per una dose, diciamo che un cucchiaino così abbondante può bastare. Poi nel caso la riaggiungiamo. E questa era l'argilla. Dopo l'argilla, il secondo, buono, fermo cuccia, il secondo ingrediente è l'amido di riso, che diciamo è molto delicato sulla pelle. Non sporchiamo tutti i cucchiaini di 3000 cose. E anche dell'amido di riso ne prendo su per giù un cucchiaino, in questo modo. E lo metto qua. Poi, il terzo ingrediente è il miele, che deve essere questo qui, liquido, non quello troppo solido, perché se no non si amalgama mai. Quindi, disastro. Prendo il miele, ora mi appiccico da tutte le parti, sono moscini, c'è di tutto, e ne prendo un cucchiaino. Lo faccio colare tutto e poi uso questo cucchiaino per girare alla fine. Poi, visto che vogliamo fare un olio, sì, un olio, ciao Valentina, una maschera purificante, ci metto l'olio d'oriente, che è quest'olio indiano con olio d'olì, sì, ciao, olio di mandorle, olio di soia, olio di rosmarino e altre con canfora, robe del genere. E ne metto una decina di spruzzatine. 15, vai, abbondiamo. Poi, visto che è una maschera per mia madre, quindi magari la faccio anche anti-invecchiamento, ci metto un pochino di olio di jojoba. E di questo ne mettiamo una decina di gocce sempre. Poi, 4,
5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok. Poi, visto che mia madre non la userà subito, cioè se la farà un pelo di gatto, se la farà stasera, ci metto anche un po' di anti-runs. Questa è di Dragon Spice, comunque va bene anche tipo la vitamina E, di Aromazone, va bene qualsiasi tipo di conservante. Questo qui è giusto per non farlo irrancidire perché sono tutti ingredienti naturali. Ce ne metto, ma mettiamo le 5 gocce. Me ne sono andate 6, però vabbè. Poi mettiamo un po' di olio 31, questo è della Just, non mi piace per niente, però devo finirlo. Però l'odore è buono, e ce ne metto anche di questo. 1, 2, 3, 4, 5 gocce. Iniziamo un pochino a mescolare per vedere la consistenza della nostra maschera. È molto, 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 forse un po' troppo polverosa. Qui ogni tanto parte, va bene. Mi sono dimenticata di andare a prendere una cosa. Cerco di volare e prenderla. Ok, mi ero dimenticata uno degli ingredienti principali, che è l'olio, sì, ciao, il latte di soia. Questo qui è di Balsoia, perché sennò la maschera non verrà mai. E ne metto una puntina. E mescolo. Vedete, grazie al latte di soia si amalgama un pochino di più. Adesso che è bello, diciamo, mescolato, ci sono un po' di grumi, andrebbero tolti, però mi fa un po' fatica a dire la verità. Andiamo adesso con gli oli essenziali e io ci metterò un po' di menta piperita, giusto 3 gocce, anzi 2, meglio 2 gocce perché meglio non esagerare con gli oli essenziali, 2 gocce di lavanda. Sono andate 3 dettagli e infine ci metterò un paio di gocce di tea tree, sì, tè verde, buonanotte Valentina. 1 e 2, e anche di questo ne sono andate 3, ma va bene. E mescoliamo, deve essere ben mescolata, tutti i grumi devono andare via. Vedete com'è la consistenza? A parte i peli di gatto, madonna, ma non si può. La consistenza è questa. Però non vedo cosa sto registrando. Questa è la consistenza della nostra maschera, che applicheremo sul viso e lasceremo agire per circa 15 minuti, se non, insomma, diciamo il tempo, eccomi, il tempo medio per la maschera è di circa un quarto d'ora, 10 minuti. Non esagerate, cioè, non è che vi succede niente se la tenete di più, però sempre meglio non esagerare. Ora, quella che avevo preso era troppo grande, quindi adesso la travaserò in questo. Vediamo, se riesco a non far danni, come al solito. Sarà un po' difficile prenderla, però vabbè, ci si infila il dito e tanti cari saluti. Ed ecco qua la nostra. Ci siamo, E questa è la nostra maschera monodose, forse anche un po' troppo. Ok,
più di una persona. Per una persona e mezza, dai. Magari la faccio a mia madre e al gatto. Bene, allora, questa era la maschera. Adesso penso registrerò il video per i sali da bagno. Per il bagno rilassante. A parte questo. E niente, ci vediamo fra un po' appena riesco a registrare anche l'altro video. Ciao, un bacione!